Amici di Bracimincorama, se vi dico Speckled Park, se vi dico sto nome di questo animale, di questa razza, ma voi che mi dite? L'avete mai sentito? L'avete mai assaggiato? Lo conoscete? E no che non lo conoscete e no che non l'avete assaggiato, perché arriva per la prima volta in Italia oggi questa razza canadese che però proviene dalla Nuova Zelanda. La storia non è intricata, anzi la storia è molto saporita e oggi approfondiamo il discorso. Abbiamo sistemato la carne in questi pannetti, abbiamo il pannetto verde, il pannetto rosso, poi lì il pannetto nero e il pannetto verde smeraldo. La carne, quella unica che per la prima volta arriva in Italia, è questa, sta nel pannetto nero e nel pannetto verde smeraldo. Questi invece sono due Angus. Poi ragazzi, vi faccio conoscere, ci facciamo due chiacchiere con l'azienda italiana che riesce a trovare queste chicche, queste perle in giro per il mondo e a portarle in Italia. Però io direi che facciamo, come un canale YouTube che si rispetti, l'unboxing. Finalmente posso fare un unboxing su questo canale, ma me volevo far aiutare da Francesca, che non vedo. Eccola là, Fra! Mi dica, signor Michele. Mi devi aiutare. A fare cosa? Mi devi aiutare perché qui i lombi sono quattro e io ho solo due mani. Che è tutta sta roba? Carne che arriva dall'altra parte del mondo. Sai da dove arriva? Da dove? Dalla Nuova Zelanda. Oddio! Ti piace la Nuova Zelanda? Ok. Ti occupati del verde e del rosso. Okay. Io mi occupo di quelli due. Ma devo proprio toglierla? Tira fuori tutto, tutto. Si sente l'odore della Nuova Zelanda? Si sente. Però aspetta, io ho paura, tesoro mio, che mi macchi la giacchettina di pelle. Facciamo così, dai. No, poi metti macchi la giacchettina di pelle e mi rimproveri tutto il giorno. Una bella, Marcola, qua. Madonna. Passiamo alla rossa, vai. Tira fuori quest'altra Nuova Zelanda. Guarda il filetto che esce, guarda il filetto che esce. E questo si sta staccando, lo so, eh? Questo è il filetto. Dai, questa è la coda del... Madonna, è la testa pesa del... più di me questo, eh? Sicuro, è la testa, ci vuole tanto. È la testa del filetto, eh. Ma cominciamo già a avere delle Madonna santa. Questa è più bella. Sì. Vai. E ora andiamo su queste altre due. E queste piccine? Questa è la carne che per la prima volta è arrivata in Italia. Ce l'hanno portata gli amici dell'Italia, che sono dei selezionatori di carne, ed è una razza anche recente. Posso sentire? Sì. È una razza di recente acquisizione. È nata, diciamo, questa razza in Canada e poi la allevano alla grande in Nuova Zelanda. Guarda che lombetto. Wow! Ok, ce le abbiamo, eccole qua. Ok, le abbiamo spogliate e adesso le conosciamo da vicino e poi ce le mangiamo. Spogliati, questi lombi li abbiamo spogliati. Abbiamo due Angus, ma l'Angus, ragazzi, lo conoscete, ne abbiamo parlato tantissime volte. Io mi voglio concentrare sulla Speckled Park, quella che dopo vi spiego bene anche la pronuncia, e per introdurla vi presento Alberto. Allora, tu Alberto, di mestiere fai il selezionatore di carni di tutto il mondo. Esatto. Ok, tu c'hai un'azienda che si chiama Elitaria, sì. Vendi carne a macellerie e a ristoranti, ma non esatto. Carne qualunque, tutte no. Primizie, tutte chicchette che trovi girando il mondo. Esatto, le razze più autentiche che riusciamo a trovare. E questa è una delle ultime arrivate in casa e siamo molto contenti perché è un progetto molto figo. Molto figo, molto innovativo e che ci rende orgogliosi del nostro percorso. Quanto ci hai lavorato per portare questa bistecca in Italia? Tanto tempo ci vuole per portare avanti un progetto del genere. Sicuramente tanta organizzazione, tanta curiosità e l'essere tanto amante della carne. Tu giri parecchio? Sì, giriamo molto. Tutto il mondo? Esatto. Ci avrei mogli in ogni continente? No, ne basta una. Ne basta una qui in Italia, va bene. Allora, mogli a parte, questa è la Speckled Park. Guarda, io ho contattato un mio amico veterinario, gli ho chiesto, mi fai uno studio approfondito su sta razza? Perché sono curiosissimo, senti che ci dice. Molto volentieri. Amici di Bracimincorama, state per assaggiare una carne, una razza molto particolare, la Speckled Park. Questa razza bovina, di recente introduzione, è nata nel 2006 addirittura. È una razza che le cui origini nascono nel 1952 giù di lì, quando vennero selezionati dei bovini Shorthorn che successivamente furono incrociati con degli Angus. In Canada questo avvenne. Presenta una caratteristica di essere un animale che produce vitelli molto piccoli ma di rapido incremento ponderale. Sono animali molto frugali che possono essere allevati sia al pascolo sia con alimentazione di granaglie
e possono vivere in condizioni di clima estrema, dai meno 40 del Canada fino ai più 40 dell'Australia. Tant'è vero che dopo il riconoscimento avuto in Canada nel 2006 come razza canadese, vennero esportati nel 2008 in Nuova Zelanda e in Australia, dove qui si stanno diffondendo enormemente e vengono molto apprezzati dal consumatore finale. Queste caratteristiche fanno pensare agli allevatori e ai responsabili dell'associazione neozelandese che questa razza avrà sicuramente un futuro molto roseo, anche perché oggi si contano circa 20.000 capi allevati in tutto il mondo. Bene, ragazzi, questa bistecca ha fatto praticamente l'animale è nato dall'altra parte del mondo. Esatto. Io amo e apprezzo queste contaminazioni, mi piace da morire, forse per me andrei in Nuova Zelanda ad assaggiare sta carne, ma è un po' complicato andare molto in Nuova Zelanda, facciamo che ce la portite in Italia. Mi dicevi che queste mucche, questi animali fanno grass fed, fanno pascolo, cioè hanno c'è tutta una filosofia molto interessante dietro. Nascono, crescono nella natura, quindi non hanno nessun alimento che non sia proveniente da natura e quindi al di fuori di erba. E per noi è un discorso anche etico, promozione di questa carne in quanto più naturale possibile. Naturale, fa grass fed. Sul grass fed ho chiesto a un mio amico se mi dava due o tre pilloline per capire meglio la questione. Ok, sentiamole. Esatto, bravo, ottimo. Grazie Michele e un saluto a tutti gli amici di Bracciami Ancora. Parliamo di carni grass fed, quindi letteralmente alimentate ad erba. Questo vuol dire che, oltre al pascolo, abbiamo anche la possibilità di alimentarle con erba tagliata fresca e somministrata direttamente in mangiatoia e anche con dei foraggi affienati nel periodo invernale. Adesso, l'utilizzo di materie prime vegetali, quali l'erba e i suoi derivati, ci danno la possibilità di avere innanzitutto una alta carica di clorofille, zantofille e sono degli antiossidanti naturali della carne. Inoltre, avvicinandosi molto a quello che è il profilo delle carni di selvaggina, abbiamo un alto contenuto di omega 3, quindi EPA e DHA, e quindi parliamo anche di una carne per certi versi più salutare rispetto a delle carni prodotte con un finissaggio fatto con i cereali. Guarda Alberto, toccandola, manipolandola, si percepisce che è carne di qualità. Adesso tocca vedere se una volta cotta è buona, ma io non ho alcun dubbio. Annusiamo. Ah, è fresca questa, praticamente. Esatto, è fresca, ha 10 giorni. Ma tu mi hai portato anche dell'angus, esatto. Perché lavorate anche angus, lavorate in un sacco di tipologie di carne, e uno frullato 60 giorni e uno fresco. Esatto. Quindi esatto. Avete varie tipologie, quindi spaziate. Cioè, sì. Ovviamente mi stai a dire che un ristorante potrebbe venire da voi e dire, scrivimi tutta la carta della carne. Perfetto, è quello che piace a noi. Gli fate la roba fresca, gli fate la roba un po' più matura, frullata, gli date queste chicchette dall'estero. Fantastico, fantastico, guarda che meraviglia, guarda. Bella, guarda che texture, meravigliosa. Molto, molto interessante, bella. Questa si vede che è carne di qualità. Si vede che non è la carne quella del supermercato, che sto c'è. Fantastico. Bella, guarda qua, che meraviglia. Fantastica. Allora Albe, siccome questa carne è una novità per tutti, io volevo condividere questa gioia con gli amici che ci guardano, ma pure con un po' di addetti ai lavori. Allora ho chiamato una chef, amica di Bracciami Ancora, un ristoratore, amico di Bracciami Ancora, sono venuti due fan di Bracciami Ancora. A proposito ragazzi, io vi avrei voluto invitare tutti, ma ovviamente i costi sono limitati. Seguitemi su Instagram, perché io le call to action le faccio lì, gli inviti per questi eventi li faccio su Instagram. E poi ho invitato l'esperto di food, l'esperto di alimentazione bovina, se mangiamo sta bistecca la valutiamo insieme. Molto bene. Bene, andiamo a cuoce e non vedo l'ora. Per ampliare il più possibile, ragazzi, i pareri e le opinioni su sta carne, mi è venuto a trovare Michele. Tu del mestiere fai ristoratore, c'è un ristorante in provincia di Rieti. Dalina. A Stimigliano. Solo dal 1905. Quindi in teoria qualche bistecca l'hai cotta. Visto, sì. Se vanno nel tuo ristorante ti trovano che stai alla griglia. Mi trovano alla griglia. Ragazzi, poi se non l'avete riconosciuto, grande amico di Bracciami Ancora, perché vado spesso a trovarlo. Allora, studiamoci questa carne. Allora, come consistenza molto interessante, nel senso, ecco, è tenero, non ha un ottimo grado di marezzatura, ma probabilmente, diciamo, è la natura dell'animale che è così, no? Come teoria, secondo me, ci siamo. Cioè, ti convince? Sì. Ti convince? Sì. Poi adesso, sicuramente l'assaggio è sempre quello, ovvio. La cosa ottimale, però, diciamo, a vista, però va fatta. È un ottimo taglio e accontenta magari anche quella tipologia di clienti che
tanti non amano le marozzature eccessive, no? Può essere uno sfizio. Potrebbe essere un ottimo compromesso. Bene. Mi interessava il punto di vista di una chef donna di fronte a questo pezzo di carne. Perché tu nel tuo ristorante Dupont Meat House a Monte Rotondo, qui praticamente fuori Roma, e di carne ne grigliate parecchia. Sì. Che ne pensi? Che ne pensi? Analisi a crudo. Intanto a odore, perché mi arriva un odore fenomenale, benissimo. Tocca. Tocco. Tanto questa è la mia, me la mangio io. Guarda che morbidezza. Morbiduccia. Sì. Questa non è affrollata, è fresca fresca. È fresca. Il dito va giù. Il dito va giù, quindi credo che sia veramente una scioglievolezza in bocca. Tu che parametri usi quando prendi una bistecca e ti appresti a grigliarla? All'odore. L'odore. Alla morbidezza. Ok. E all'amarezzatura presente nella carne. Questa è poco amarezzata. Ma questa è amarezzata pochissimo. Pochissimo, però presumo che in bocca, avendo questa morbidezza, sia veramente interessante. Yes. Allora, bello l'intervento del veterinario, bello l'intervento dell'esperto di nutrizione delle mucche, bello gli interventi di tutti quanti. Ce la andiamo a cuocere. Prima, faccio un piccolo inciso, l'azienda Elitaria denomina tutta questa carne che arriva dalla Nuova Zelanda come Maori Beef. Quindi Maori Beef è la loro selezione di carni che arrivano dalla Nuova Zelanda. E dalla Nuova Zelanda alla griglia praticamente in attimo, andiamo a cuocere. Mentre aspettiamo, ragazzi, che la cottura termini, io volevo fare un piccolo appunto della lingua inglese. Abbiamo parlato di Prickle Park e abbiamo parlato di animali che fanno grass fed. Allora, molte volte qualcuno di voi mi critica per la mia pronuncia mezza romana, mezza inglese, per farmi dire bene 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 come si pronunciano queste parole. Ho chiesto aiuto a una mia amica, Cami, che su Instagram va alla grandissima e grazie alla quale, ragazzi, potete addirittura imparare l'inglese del tempo di un caffè. Allora, Cami, come si dicono queste parole in inglese? Qual è la pronuncia esatta? Ciao, ciao Michele, ciao amici di Braciami Ancora. Yummy, yummy, che carne gustosa che vi state mangiando. Ma parliamo un attimo della pronuncia di questa razza bovina. Si chiama Speckle Pork. Speckle Pork. Infatti speckled vuol dire maculato. E la dieta che seguono questi bovini si chiama grass fed. Grass, d'erba, fat, nutrito, nutriti d'erba, grass fed. Enjoy your meal e buon proseguimento a tutti. Secondo me sono pronto. Andiamo. Vai ragazzi, ecco qui. Uno, due. Portate a tavola. E non vi abituate? Alessandra, Michele, ce ne sono cinque delle bistecche. E io farei scegliere Alessandra. L'occhio io di te mi fido. Alessandra, quale se mangiamo? Vai quella. Prendiamo questa? Vai. Te posso chiedere, ragazzi? Vai. Te posso chiedere, tagli te? Se te la mannaglietta. Non tagliano? Niente. No. Senti, tieni. Queste sono, tu sei più abituato a stelame. C'è un bel aspetto, c'è un bel profumo, sai? Sì. C'è un bel profumo. C'è un ottimo odore. Che dici, mica? Dico che è cotta al sangue. E qualcuno dirà che è cruda. Sicuramente. Bleu. È cruda. È sempre molto bello quando assaggi una carne di cui non conoscevi nemmeno l'esistenza, perché hai mille aspettative, no? Molto buona. Metti un piatto. Le forchette ci sono. Visto che stiamo facendo il taglio della copertina, mi dai un pezzetto di grasso? Assaggiamoci un pezzetto di grasso, va. Una caramellina di grasso ci sta sempre bene. Ma qua, questa c'è la parte esterna col grassetto. È un po' insommato. Però senti il sapore lì, Ma lo sai? C'è sta nota erbacea raffinata che ritorna. È molto piacevole. Decisamente insolita. E per essere una carne che non ha frullato praticamente niente, è molto interessante, molto buona.
L'olio. Buonissima. Suona? No. Lei la cucina, lei la prendo, lei. Allora, ora me la mastico bene, la elaboro, me ne rimangio altri 3 o 4 pezzettini, dopodiché sento i pareri di tutti gli amici che sono venuti a mangiare e poi vi dico la mia. È molto animale questo. Tu nel frattempo, mentre io parlavo, facevo pubbliche relazioni, mangi. Che ne pensi di questa Nuova Zelanda? Che la Nuova Zelanda è fantastica. Ma dai, io questa volta che la porto in Nuova Zelanda, no, te porto a Tor Tre Teste, te porto a Pietralata. Guarda che in Nuova Zelanda sono belli gli animali, sì. Sono belle le persone. Sì, e beh, io te ci porto in Nuova Zelanda, ma poi te ci lascio. Senti, che se beviamo questa carne? Io sono sempre per la bolla, Michele. Oh, apro? Apri, non fare il botto, Non fare il botto. Non fare il botto. Va bene? Ti ho perso. La cosa di cui mi dispiaccio è che non si riesce a trasmettere l'odore che questa bistecca emana. È un odore di erba, è selvatica e, ora ve lo dico, se sente quando ce l'avete sotto i denti che il grasso è un grasso proveniente da una bestia che ha fatto grass fed, perché è più sinuoso, meno invadente del grasso delle bestie che fanno mais, è molto convincente. A me piace da morire sta bistecca. Alessandra, se siamo mangiati 10 kg di carne, che ne pensi? Era buonissima, molto succosa, morbida, prettamente per i miei gusti molto molto femminile, perché è una carne molto molto delicata. Meraviglioso, bene. Allora, la cosa più interessante secondo me erano gli aromi. Da cruda a cotta, continuità in qualche modo amplificata in bocca, ma molto molto leggero, molto gradevole, bella storia. Da ristoratore La trovo un taglio che mi può aiutare nella scelta del cliente che vuole la carne non marezzata e tenera, quindi questo sarà un buon prodotto per questa tipologia di scelta. Cioè, tenerissima anche senza l'amarezzatura, quindi sarà un buon antagonista alla chianina. Allora, poi l'Italia te ne regala 6-7 lombi, minimo, ok, minimo. Quindi partendo e da questo presupposto, da lì poi la proverò. Esatto, tu la metteresti nel tuo ristorante dopo il regalo di 6-7 lombi? Assolutamente sì. Anche 8 lombi? 8, vabbè, 8. Va 8 bene. Va bene, sì. Poi spazziamo. Oh ragazzi, allora dovete sapere che in tutto questo tripudio di persone che oggi hanno partecipato a questo assaggio c'erano pure due fan di Braciami Ancora. Mi ricordi come ti chiami? Irene, sei di Firenze, vero? Esatto. Ti è piaciuta sta carne? Esperta di carne, e questa posso dire che è buonissima. Ridillo un po', esperta di carne. Esperta di carne. Mamma mia, come lo dici te, non lo dici nessuno. Oh, tutto bene? Benissimo. Tu te saresti mangiato pure la Simmental, la Manzotin e il tonno in scatola, però... Ma questa è proprio... T'ha detto bene oggi. Finita subito. Bene. Allora buonissimo. Ragazzi, se volete fare come questi due sculati, seguiteci su Instagram, perché noi le call to action per farsi assaggi le facciamo lì e solo lì. Basta, potete continuare a farvi la vostra, perfetto, il vostro pranzetto, il nostro in tranquillità. Romantico. Smetto di rompere i coglioni. Ciao. No.